Andiamo subito con le formazioni. Non sento i genitori però. Non sento i genitori del Palermo, dove sono? Eccoli. Numero uno, Arduino. Rieccoci in onda, amici di Fil Rouge, con la seconda semifinale della quarta edizione della Coppa Campioni, trofeo La Foto Sportiva. Sfida che vede in campo il Palermo Calcio di mister Totò Di Fresco contro il Calcetto di mister Sergio Maggio, e la seconda semifinale la vincente andrà a sfidare il Calcio Sicilia, che ha battuto per 3-0 il Città di Trapani nella prima semifinale. La perdente delle due invece giocherà la finale per il terzo e il quarto posto contro il Città di Trapani, squadre che sono schierate agli ordini dei due arbitri, il signor Calandro e il signor Mannino. Rapida carrellata, stiamo vedendo delle due formazioni, vi diamo lettura delle due squadre, ricordiamo 9 in campo, cambi volanti, quindi vedremo cambiare molto rapidamente i giocatori in campo. Per il Calcetto: Imera, Cardinale, Pertorotta, Scalisi, Scardina, Palumbo, Oliveri, Cutrona, Corona, Gagliano, Madonia, Abbate, Baglione, Ficarotta, Falcone, La Barca, Quattrocchi e Faraci. Allenatore mister Sergio Maggio. Per il Palermo invece: Arduino, Brutto, Cardella, Colombo, Colombo Cristian, Colombo Gabriele invece con la maglia numero 16, Costa, Cottone, Cracchiolo, Ingrassia, Lauricella, Lonardi, Maggio, Maniscalco, Meli, Mulè, Occhione, Sinagra, Stassi, Vaccaro e Visconti e Vitale con la maglia numero 2. È quasi tutto pronto per l'inizio della gara. Sarà il Calcetto a dare il primo giro al pallone di questo primo tempo. Attaccherà da sinistra verso destra rispetto ai vostri teleschermi. Partita che inizia in questo istante, completo azzurro con pantaloncini bianchi per il Calcetto, maglia rosa, pantaloncini neri e calzettoni neri per il Palermo Calcio.
Una sfida interessante, una sfida che seguiremo al mio fianco. Ho l'onore di avere mister Massimiliano Osman, la presenza della FIGC anche a questo torneo, torneo autorizzato tra l'altro FIGC, la foto sportiva, una categoria 2007 che in questi due giorni, mister, ci sta regalando tantissime emozioni. Nella prima partita, dicevamo, è una categoria di grandissima prospettiva, lo sta dimostrando anche il campo. Sì, tu sai, due giorni interessantissimi, ho visto delle belle partite, grandi potenzialità dei ragazzini che hanno giocato con molto mio piacere in un clima sereno, e questo mi piace molto. Hanno espresso tutte le loro potenzialità, siamo oggi qui alla seconda semifinale, vi aspetto una bella partita, ho visto tante belle cose, speriamo di poter continuare così. Questa categoria è molto importante, che stiamo seguendo, perché il prossimo anno sarà quella che entrerà al centro federale, quindi un lavoro di scouting sul territorio che dura tutto l'anno, e questi tornei che hanno un concentrato di squadre per noi sono un'ottima occasione per vedere cosa il territorio ha e ci offre. Parlavi del lavoro del centro federale 2007, che il prossimo anno entreranno, però da un bel po' di tempo comunque il lavoro del centro federale è al centro dell'attenzione, scusando il gioco di parole, perché i frutti stanno iniziando a li state iniziando a raccogliere, diciamo, i primi frutti. Sì, è un progetto che sulla carta risale a 5-6 anni fa, fattivamente sono 3 anni di attività in tutta Italia, siamo 50 centri federali in continua espansione, abbiamo un occhio lunghissimo sul territorio, cerchiamo di curare tutti i ragazzini, avere rapporti con la società, formazione per gli allenatori dei club, è un viaggio che si fa insieme, ecco, il centro federale, i club e la società è un viaggio che si fa insieme. Tra l'altro in questo torneo, nella quarta edizione, abbiamo visto in uno dei gironi inserito anche il Palermo femminile con la classe 2006, e un po' vedendo anche gli ultimi anni, parlavamo di centro federale, grande lavoro è stato fatto anche per la categoria femminile, che ormai è in grandissima espansione e soprattutto in Sicilia si stanno vedendo anche qui i risultati. Sì, il centro federale che si occupa di curare il talento giovanile non poteva escludere dal progetto il calcio femminile. In Italia sta galoppando rispetto agli anni passati in maniera eccezionale, le nazionali lo dimostrano, l'under di Giacomo Leandri sta facendo abbastanza bene, anche la nazionale maggiore, saremo ai mondiali, l'attenzione è assolutamente per il calcio femminile, che magari qualche anno fa era un po' sottovalutato, invece ha grosse potenzialità. Io poi sono anche il responsabile della selezione regionale femminile under 15, che settimana prossima tra 15 giorni andremo a Cosenza a fare la fase interregionale. Approfondiremo comunque con il mister Osman, che è qui con noi per seguire questa partita, un po' tutti i temi, perché c'è veramente tanto di cui parlare. Sono passati intanto i primi 3 minuti, siamo nel quarto minuto di gioco di questa sfida tra il Palermo ed il Calcetto Palermo, che prova ad avanzare con questa conclusione da parte del numero 17 Lonardi, che termina al lato, è la prima vera palla gol di questa partita. Calcetto che tra l'altro è un po' una sfida in famiglia, dobbiamo dire, poco fa abbiamo avuto mister Vitale che adesso sta seguendo con particolare attenzione la sfida, essendo coinvolto anche il figlio, ma dobbiamo dire che è anche un derby in famiglia, perché il capitano del Palermo Maggio è il figlio di mister Sergio Maggio, quindi una sfida dal sapore speciale sicuramente per mister Sergio Maggio. Magari al termine della partita cercheremo di intercettarlo per capire anche un po' le emozioni di questa giornata per lui, perché sfidare il proprio figlio immagino che sia un'emozione particolare. Fabio, lo chiedo a te che sei al mio fianco, per Sergio immagino che sia una partita particolare. Sì, sì, certo, avere, ecco, allenare e avere il figlio in campo alla squadra avversaria è un'emozione particolare, che tra l'altro io l'anno scorso ho vissuto anche contro proprio il Palermo, allenavo il 2006, ho incontrato loro in un torneo, in altri tornei, quindi è un'emozione particolare. Tra l'altro l'anno scorso io ho fatto anche gol alla mia squadra, quindi diciamo che mi ha dato anche il dispiacere del gol. No, e tra l'altro, ecco, è il capitano della squadra del Palermo, Mattia, quindi un buon elemento, grande personalità, dove secondo me è uno degli elementi di prospettiva di questo gruppo 2007, molto molto interessante secondo me, negli anni futuri il Palermo è un gruppo di cui puntare sicuramente.
Palermo che tra l'altro diciamo anche poc'anzi ha la possibilità comunque di selezionare essendo un club professionistico, quindi dobbiamo dire che nella squadra allenata da mister Totò Di Fresco abbiamo veramente il meglio di Palermo e non solo per la categoria 2007. Vediamo intanto proprio il Palermo che prova ad avanzare con questa azione sulla destra, la conclusione e la grandissima parata del portiere del calcetto Faraci. Grandissimo intervento del portiere del calcetto. Vediamo adesso questa azione, esce male però Faraci in questa circostanza. Calcetto che comunque riesce un po' ad alleggerire la pressione della squadra rosanero, che comunque ha una rimessa laterale a proprio favore. Scambio rapido con il calcetto che però riesce a recuperare il pallone. Azione sulla destra ancora per il Palermo, che si chiude però un po' all'angolo di destra. Comunque riesce a guadagnare un calcio d'angolo a proprio favore. Secondo palo. Pallone messo in mezzo, allontana il calcetto, poi manovra il calcio, il Palermo, scusate, che perde comunque il pallone, spazza via dove c'è la guardia del numero 5 Maggio. Pallone che è già rimesso in gioco con il Palermo che attacca ancora sulla corsia di destra, quella maggiormente battuta dobbiamo dire in questi primi 7 minuti di gara. Faraci si è superato poco fa con un grandissimo intervento per quello che è stata la prima palla gol del Palermo in questa partita. Palermo che attacca ancora, la conclusione stavolta è del numero 21 Lauricella. Palla che è terminata alta sopra la traversa. Dai Michael. Grande attenzione attorno anche a questa partita. E dobbiamo dire forse anzi aumentato il numero delle persone presenti a discapito del fatto che siamo praticamente a ora di pranzo di domenica. C'è grandissimo interesse, l'avete sentito anche poco fa attraverso le parole di mister Massimiliano Osman. Non solo la FIGC segue con attenzione questa categoria che il prossimo anno entrerà a far parte del centro federale, ma è un po' un anno importante in chiave futura, in chiave di prospettiva per quello che sarà poi il passaggio nel calcio a 11. Calcetto che prova adesso a farsi vedere in avanti con questa conclusione, palla che però termina quasi in rimessa laterale, no, però ha passato la linea di fondo, quindi rimessa da parte del portiere 1 Arduino, andando un po' a rivedere quello che è stato il percorso delle due squadre. Il calcetto che era inserito nel girone B è arrivato al secondo posto dietro ai cugini del Calcio Sicilia, a oggi adesso in finale. Calcetto che ha battuto dall'esordio l'animosa Corleone per 1-0. Intanto vediamo questa avanzata del Palermo. Palermo che arriva alla conclusione, c'è il vantaggio, il vantaggio della formazione rosanero, il gol del numero 17 Lonardi, al numero 9 Lonardi sblocca il risultato 1-0 per il Palermo. È sicuramente sfida che anche in questo caso un po' come la prima per il Calcio Sicilia si mette in discesa per la formazione rosanero. Ce l'avevo anticipato anche un po' mister Vitale che sarebbe stata comunque una partita a appannaggio del Palermo con il calcetto che ripetiamo, anche un po' andando ad analizzare il percorso, ha fatto veramente bene. 1-0 all'esordio contro l'animosa Corleone, poi 4-1 contro l'Academy Tedesco nel secondo match del girone, poi il pareggio contro i 2008 del Palermo,
al penultimo turno il pareggio anche con i cugini del calcio Sicilia, dimostrazione comunque di una squadra di assoluto valore, quella a disposizione di mister Sergio Maggio. Infine nell'ultima partita della fase a gironi, 3-1 contro il CUS Palermo, un percorso che l'ha visto praticamente imbattuto. Poi nei quarti di finale la vittoria contro Pamela Conti. Attenzione a questa punizione, il respinto e il gol, il pareggio del calcetto. Dovrebbe essere il numero 24 Occhi ad aver siglato il gol, ma è il pareggio del calcetto al minuto numero 11. Quattrocchi dovrebbe essere l'autore del gol. È partita che viene subito riequilibrata dal calcetto. La squadra di mister Sergio Maggio, un po' dobbiamo dire, forse rispecchia il carattere del proprio mister, che veramente non molla mai. Un combattivo che lo dimostra anche sul terreno di gioco. Intanto qui accanto a noi è arrivato Tony Bonuso, l'abbiamo visto, l'avete visto al mio fianco durante il sorteggio, adesso supervisione a due giorni. Tony, intanto ti chiedo, stanotte hai dormito, almeno hai avuto il tempo per dormire? Buongiorno a tutti, sì, ho dormito poco, ma pure peraltro ho dovuto accompagnare mio figliolo, vabbè. Comunque è bella manifestazione, non poteva essere altrimenti, grande affluenza del pubblico, gioiosi tutti, ragazzini, bravi, bravi tutti. Tra l'altro, Tony, stiamo vedendo una semifinale che forse sa quasi di finale anticipata, quanto stanno dimostrando comunque queste due squadre, che in 12 minuti ci stanno facendo divertire veramente tanto. Mi complimento davvero con la squadra del calcetto di Sergio Maggio, che sta facendo veramente un ottimo torneo, considerando che non è la prima della, diciamo, della famiglia Calcio Sicilia. Però nulla togliendo agli altri, veramente bravi ragazzini che si stanno impegnando, stava segnando adesso proprio in questo momento il calcetto. Tony, non ci dimentichiamo però che al sorteggio ci hai detto che avevi una tua finale in mente, quindi dopo ti vogliamo di nuovo qui per vedere qual era un po' il tuo pronostico, non anticiparcelo ora, lo vedremo poi quando sarà la finale. Purtroppo devo dire che la mia finale non si avverrà, ma non per colpa del campo di gioco, ma per un retrofronte all'ultimo momento di una squadra che purtroppo non ha potuto più partecipare con noi. Intanto grazie Tony, sarà con noi di nuovo dopo per commentare anche un po' quella che è la finale. La squadra di cui parlava Tony è l'Adelcam, che non ha partecipato al torneo, un forfè dell'ultimo minuto al pari della cantera Ribbon. Al loro posto sono entrati in tabellone il Calcio Sicilia ed il Buon Pastore con le categorie 2008. Adelcam che era detentore del Costa Gaia categoria 2007, era una delle teste di serie, una defezione dell'ultimo momento che quindi ha fatto saltare un po' quella che era la finale ipotetica, ci aveva anticipato durante il sorteggio il nostro Tony Bonuso. Finale che però, a prescindere di chi passerà tra il calcetto ed il Palermo, sicuramente regalerà tante emozioni. Calcio di punizione intanto per il Palermo, che batterà il numero 20 Meli. Il tiro di Meli, palla che termina alta sopra la traversa. Dai, Vicio, Michael, Giovanni, pertanto non la gioco, metti dietro, stop qua, salta. 5 minuti alla fine del primo tempo, poco più di 5 minuti per prima dell'intervallo della sfida tra il Palermo Calcio ed il Calcetto. Intanto gioco che prosegue con tanta lotta in mezzo al campo, tra l'altro essendo comunque un campo a 9 è anche normale vedere maggiore forcing nella zona centrale del campo. In piedi sia mister Totò Di Fresco che mister Sergio Maggio a dare indicazioni ai propri ragazzi nel corso di questa partita.
Controlla il pallone la barca, che termina oltre la linea laterale, chiede il portiere Faraci del calcetto di giocare con più calma. Stanno sentendo forse anche un po' la pressione per la finalissima, la squadra di mister Sergio Maggio, che però sta tenendo testa a una squadra come il Palermo. E proprio Faraci si rende protagonista con questa parata sul colpo di testa di un giocatore del Palermo. Si trattava di Lauricella. Un colpo di testa parato da Faraci. Stiamo vedendo veramente, tra la partita precedente e quella attuale, comunque stiamo vedendo in mostra veramente portieri interessanti. Faraci nel calcetto, nella partita precedente Margarese del Calcio Sicilia e Barbera del Città di Trapani. Anche in chiave portieri, diciamo che c'è del futuro interessante. Vedremo se anche Arduino, il portiere del Palermo, si renderà protagonista nel corso del match con degli interventi importanti. Seguiamo questa calcio d'angolo, la conclusione e palla che termina alta di poco sopra la traversa, il tiro da parte del numero 7 Oliveri. Giovanni, devi stare in mezzo sull'otto. Conclusione che ha fatto la barba alla traversa. Gioco che intanto prosegue con il Palermo, che stava per recuperare la palla in mezzo al campo, poi Oliveri la spazza via. Quattrocchi, giro palla e punizione conquistata da parte della squadra di mister Sergio Maggio. Azione, Arduino blocca la sfera. Azione che intanto prosegue con il calcetto che non riesce a superare la linea difensiva del Palermo, conquista comunque una rimessa laterale già battuta. Siamo all'interno dell'area di rigore, pallone messo fuori con Quattrocchi che recupera, poi la conclusione da parte di Gagliano. Dai, si va a fare là. Calcio d'angolo in favore del calcetto. Palla all'interno dell'area di rigore, si lotta con Oliveri che poi commette fallo. Calcio di punizione, siamo ormai sul tramonto del primo tempo, siamo al minuto numero 19. Aprile Giovanni, non li alzare le mani, aprile. Stacca dietro Valerio. Salta! Prova ad uscire il Palermo, che avanza con questa grande occasione con il numero 21 Lauricella. Rimessa con le mani, stavolta in favore del calcetto, con il numero 6 Palumbo. Poi ancora Lauricella, il tiro e pallone che viene salvato. Sarà calcio d'angolo in favore del Palermo. Cross in mezzo, pallone che resta lì, ribadito dal numero 17 Lonardi, l'autore tra l'altro del gol che ha sbloccato l'incontro. Dai, palla che termina fuori
10 secondi ormai alla fine del primo tempo. Palermo che è all'ultimo assalto di questa, di questo primo tempo, che dovrebbe terminare adesso. Fischietto già in bocca per il direttore di gara. Vediamo però l'ultima occasione per il calcetto, con Quattrocchi che insiste in mezzo a due. Quattrocchi, ma finisce il primo tempo 1-1 tra Palermo ed il calcetto. A tra poco per il secondo tempo. Primo tempo, la seconda semifinale, risultato parziale 1-1. Ma che silenzio, ma dove sono i genitori? Diatevi la palla, dai. Perché mi la mangi quella? Parte sulla tua sinistra. Pulè! E tu ti accende, quello che dice riscaldo. La zona. Beppe, ora ti fermi tu a entrare a sala. Dai, veloce, oh, dai. Riscaldate. Che c'è? Beppe? Preso il secondo tempo della sfida tra il calcetto ed il Palermo Calcio. Secondo tempo della seconda semifinale del trofeo, la foto sportiva Coppa Campioni 2019. Fino a questo momento 1-1 tra Palermo Calcio ed il calcetto. A sbloccare il risultato Lonardi al nono minuto, due minuti più tardi il pareggio del calcetto con Quattrocchi. Dai Cristian! Non può aspettare la palla che arriva a lui! Rimessa con le mani in favore del Palermo, con il pallone che viene amministrato dal numero 16, Gabriele Colombo. Pallone sulla corsia di sinistra, viene tenuto in gioco da Corona. Poi ribattuto, il Palermo riesce ad allontanare, un'altra conclusione che termina in fallo laterale. Ripetiamo, la vincente della sfida di questa partita tra Palermo ed il calcetto andrà a sfidare il Calcio Sicilia di mister Lele Governale nella finalissima.
mentre la perdente giocherà contro il Città di Trapani per il terzo posto di questa quarta edizione della Coppa Campioni. Calcio d'angolo intanto a favore del Palermo, pallone lungo sul secondo palo verso il numero 13 Occhione, riesce a salvarsi il calcetto con la palla messa in fallo laterale. Rimessa battuta con il colpo di testa che favorisce la parata del portiere del calcetto, ma la sfera aveva già oltrepassato la linea di fondo. Sarà quindi calcio d'angolo per il Palermo, pallone messo in mezzo, il colpo di testa del numero 18 Vaccaro, pallone che però non c'entra lo specchio della porta. E sarà quindi rimessa dal fondo. Se c'è lui, no, Federico, non uscire, tu sei lui, Federico. Avanza il calcetto con questo lancio lungo che viene accompagnato direttamente sul fondo per la rimessa di Arduino. Palla in movimento, però bisognerà ripetere la battuta di questa rimessa con il pallone appoggiato verso Occhione. Lancio lungo con la respinta della retroguardia del calcetto. Recupera palla la squadra di mister Sergio Maggio, non riesce però a tenere la sfera in gioco. Sarà quindi rimessa per il Palermo, ancora rimessa dopo il colpo di testa di Cutrona che mette in fallo laterale. Peppe, sei troppo dietro. Bravo Sam. La parata qui, parte del portiere del calcetto che provvede alla rimessa in gioco. Si arriva addirittura dalle parti di Arduino che batte lungo questo pallone. Metti giù e gioca! Vai Giovanni! Corri, corri! Dai, dai! Calcetto prova ad uscire dalla propria metà campo con questo possesso che viene interrotto da parte del numero 7 Sinagra. Ancora Calcetto che torna in possesso della sfera. No look da parte di Gagliano. Corona recupera però palla il Palermo che ha spazio con la conclusione da parte di Costa. Pallone che però è stato deviato, ma l'ultimo tocco è stato però di un giocatore del Palermo. Si provvederà quindi alla rimessa dal fondo quando sono passati i primi 5 minuti del secondo tempo. 1-1 tra Palermo Calcio ed il Calcetto. Prova ad avanzare adesso il calcetto, viene atterrato il numero 10 Gagliano. Sarà quindi punizione dal limite dell'area per il calcetto. Barriera, Cristian, barriera, veloce. Vediamo questa punizione che batterà il calcetto. Vediamo, conta i passi il numero 10 Gagliano, la conclusione e la respinta di piede di Meli, ancora la parata di Arduino. Grandissimo intervento del portiere su Corona. Calcio d'angolo per il calcetto, ma Arduino è riuscito a compiere un grandissimo intervento. Vediamo dal calcio d'angolo Gagliano. Pallone lungo sul secondo palo.
palla rimessa in mezzo, la conclusione deviata e il Palermo che si salva. L'avevamo chiesto nel primo tempo, Arduino sale in cattedra, ma attenzione adesso per il Palermo che avanza sulla destra, la conclusione e la parata sulla conclusione di Vaccaro da parte di Imera. Dopo Faraci anche Imera si mette in mostra, ma veramente livello altissimo in queste due semifinali. Calcetto che ha avuto l'occasione per passare addirittura in vantaggio. Arduino si è opposto. Vediamo adesso questo rinvio lungo con il pallone che è del Palermo, rimessa con le mani per la squadra di mister Totò Di Fresco. Fabio, qualità altissima, ma soprattutto stiamo vedendo dei portieri veramente bravi in tutte le squadre. Sì, sì, come hai detto tu, ci sono dei buoni elementi. Questo sono tutti, vengono tutti dalla cantera di mister Zangaro, quindi lavoro fatto bene. Niente, partita bella da vedere, capovolgente di fronte a tutte le squadre. Come detto precedente, sulla carta il Palermo doveva avere vita facile, ma stiamo vedendo il calcetto sta mettendo anima e cuore, e nel Palermo secondo me c'è qualche elemento stanco, però ecco, alla fine dovrebbe, i valori tecnici dovrebbero fuori, magari con qualche cambio che ci sta sicuramente, potrebbe, il Palermo potrebbe averla alla fine vinta, però fino adesso il calcetto non demorde. Complimenti veramente al mister Maggio. Vedremo cosa diranno gli ultimi 10 minuti della partita. Ricordiamo che in caso di parità si provvederà direttamente ai calci di rigore, 3 tiri per ciascuna squadra per stabilire quale sarà la finalista. Intanto si scaldano nel Palermo il numero 8 Brutto e il numero 8 e il numero 4 Cottone. Vedremo se entreranno presto in campo. Gabi, mi spieghi come stai giocando? Rimessa con le mani per il calcetto. Pallone al limite dell'area di rigore. L'ultimo tocco è di Maggio. Calcio d'angolo in favore del calcetto. Batte Gagliano, la grande parata di Arduino, poi la conclusione, chiedevano un rigore i giocatori del calcetto per un tocco di mani, l'arbitro non ravvede gli estremi per il calcio di rigore. Ancora corner che batte Gagliano, pallone in mezzo, ancora Arduino in uscita col pugno, prova adesso il Palermo con questo break offensivo a rendersi pericoloso, fa tutto da solo il numero 18 ed è il gol di Vaccaro, fa tutto da solo e il Palermo passa in vantaggio 2-1, minuto numero 11 sul cronometro di questo secondo tempo e Vaccaro riporta i suoi in vantaggio. Palermo cinico, dobbiamo dire, in questo secondo tempo. Il calcetto ha avuto le occasioni per passare in vantaggio, Arduino si è opposto al primo break, Vaccaro ha fatto veramente tutto da solo, un cost to cost che è valso il gol del 2-1 al Palermo. Ma veramente grandissima occasione, grandissima la rete del numero 18, qui scivola il numero 10 Gagliano. Calcio di punizione in favore del calcetto che ha 9 minuti a disposizione per cercare di pareggiare di nuovo i conti. Parte Gagliano, pallone teso in mezzo, la respinta, la conclusione di Cutrona che termina alta sopra la traversa. Dai, tienila, dai. Carica, carica, bravo, uomo,
Palermo che adesso torna in avanti e c'è una rete spettacolare del numero 7 Sinagra, un gol che vale il 3-1 del Palermo. All'incrocio dei pali, un minuto dopo il gol di Vaccaro, arriva il gol di Sinagra. Conclusione, dobbiamo dire, imprendibile per Imera. E adesso il Palermo vede la finalissima contro il Calcio Sicilia. Per quello che ve l'abbiamo un po' detto, è la conferma dell'Albo d'Oro, che fino a questo momento ha visto soltanto Calcio Sicilia e Palermo vincitori. Sarà sicuramente una sfida dall'alto valore tecnico, quello tra la squadra di mister Lele Governale e quella di mister Totò Di Fresco. Qui intanto un brutto intervento ai danni di Corona. Sarà calcio di punizione per il Calcetto. Si rialza comunque il ragazzo, mister Sergio Maggio, che ne approfitta anche per dare qualche indicazione ai suoi ragazzi. Vediamo questa punizione, la conclusione di Gagliano, e palla che termina alta sopra la traversa. Rimessa con le mani per il Calcetto, 5 minuti alla fine della partita, una montagna da scalare, dobbiamo dire, per la squadra di mister Sergio Maggio. Cambio di rimessa laterale con il Palermo che batterà il numero 13 Occhione. Il Palermo comunque continua ad attaccare. Imera blocca il pallone con le mani, rilancio lungo che viene interrotto dal Palermo, che recupera questo pallone. Scambio rapido con Sinagra, la chiusura, muovi la salva. Ancora Rosanero che provano ad attaccare adesso con qualche trama di gioco più costruita, con il risultato praticamente in cassaforte. Adesso la squadra di mister Totò Di Fresco sta cercando di giocare più la palla. Vediamo qui ancora Sinagra, ancora centrale, si torna all'indietro con questo tiro che viene respinto da parte di Gagliano. La rimessa laterale che verrà battuta da Occhione. A terra metti giù Occhio, gira tranquillo, salta, gira la palla la squadra di mister Di Fresco. Attacca sulla corsia di sinistra, viene chiuso il Calcetto, chiude tutto, poi Arduino spazza via il pallone direttamente coi piedi. Palla che però ha toccato la rete superiore, sarà quindi rimessa con le mani in favore del Calcetto, che opera intanto qualche cambio per questi ultimi 4 minuti di partita. Messa con le mani, battuta adesso, allontanare il colpo di testa da parte di Mulè, e Palermo che prova di nuovo a partire in velocità. Sinagra, se ne va Sinagra, l'appoggio sulla destra per Vaccaro,
palla che termina al lato. Palermo che aveva il colpo per il definitivo KO, ma dobbiamo dire che con il 3-1 la squadra di Mister Di Fresco ha già messo un'ipoteca sulla finale contro il Calcio Sicilia. Una partita sicuramente interessante, ma vediamo se il calcetto riuscirà nel miracolo, nell'impresa di pareggiare i conti prima della fine del tempo regolamentare. Mancano soltanto 3 minuti, però tempo ormai stringe. Ancora rimessa con le mani in favore del Palermo. Sinagra, pallone all'interno dell'area di rigore, la conclusione debole però da parte di Gabriele Colombo, palla che però va in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Palermo, Imera non ci arriva, la conclusione, poi c'è un fallo in attacco da parte del Palermo. Calcio di punizione per il calcetto già battuto da Gagliano, copre però l'uscita Arduino. Rimessa al fondo già battuta. Gagliano, pallone in mezzo, c'è il fischio da parte del direttore di gara e la punizione per il calcetto che probabilmente deve cercare adesso il gol per poi regalarci un finale al Cardiopalma. Ancora Gagliano che va alla battuta. Gli arbitri catechizzano i giocatori all'interno dell'area di rigore. Parte la punizione di Gagliano, palla che sfiora la traversa. Non si può sicuramente non sottolineare l'impegno però della squadra di mister Sergio Maggio, che sta giocando veramente bene questa finale. Il punteggio forse lo penalizza più del dovuto, ma dobbiamo dire che le speranze del calcetto si sono un po' infrante su Arduino, il portiere del Palermo, che ha compiuto un grandissimo intervento all'inizio della seconda frazione di gioco. Palermo che ormai a 30 secondi dalla fine del tempo regolamentare è quasi definitivamente in finale. Vediamo se trova il gol del 4-1, non ci riesce, la conclusione di Vaccaro termina a lato. Attaccare la palla, non deve andare indietro. 20 secondi e poi arriverà il fischio finale dei signori Calandra e Mannino. Questa punizione, tutti dentro per il calcetto. Gagliano alla battuta, parte Gagliano, la conclusione al lato e finisce qui la partita. Palermo che vola in finale contro il Calcio Sicilia. Tra poco finale terzo e quarto posto tra il calcetto e Città di Trapani. Adesso una finale terzo e quarto posto tra il calcetto e Città di Trapani.